mattino 6 per questo sabato 20 febbraio. Come sempre iniziamo ricordando il santo del giorno, oggi si ricorda Sant'Eleuterio Vescovo e allora ci andiamo a vedere la sua storia. La data di nascita è presumibilmente il 456 e quella della morte il 531. È l'epoca in cui la Gallia, già meta di varie emigrazioni barbariche come quella di Burgundi e dei Visigoti, divenne terra di conquista dei Franchi di re Clodoveo. Alla conversione di questi contribuirono la moglie cristiana Clotilde, venerata come santa, il vescovo di Reims, San Remigio, ed anche Sant'Eleuterio, eletto vescovo di Tournai nel 484, quando Clodoveo aveva fatto di questa città la capitale del suo regno, prima di muovere alla conquista della regione parigina. Benché non possediamo alcun testo storicamente sicuro sull'attività di questo santo vescovo e sulla sua opera missionaria, molti aneddoti sulla sua vita e sui suoi contatti con re pagano Clodoveo si sono riferiti in una biografia attribuita a San Medardo. Al vescovo di Tournai toccò il compito di gettare il seme della parola di Dio in mezzo a un popolo idolatra, i Franchi, che nel 506 riceveranno in massa il battesimo sull'esempio del loro re dopo la vittoria sugli Alemanni a Tolbiac. L'emblema è il bastone pastorale. E allora, dopo aver ricordato il santo del giorno, iniziamo a leggere i titoli di apertura. Iniziamo dalle pagine del Centro. Muore a 24 anni contro un tir. Lo schianto all'alba mentre Fabiana, barista di Moscufo, va al lavoro. Questo sulle cronache di Pescara. E poi a centro pagina, che gioia riabbracciare papà dopo 45 anni. Festa a Civitella Casanova. L'assassino, la fa franca, uccise la moglie nel 90, salvato dalla prescrizione. E poi nelle cronache calcio, oggi alle 15 il Pescara Cagliari sfida dal sapore di A. In via Raiale a Pescara droga nel circolo, chiusura per 2 mesi. E poi su Monte Silvano la Cassazione sul ciclone. Cantagallo il rimborso al comune, ora slitta. Formula 1 presenta la rossa, la nuova Ferrari fa già sognare. Di taglio alto la tragedia a Pianella, crolla un solaio e un operaio di Loreto travolto e ucciso. A Scafa un lungo corteo per l'addio all'operaio. Vediamo anche i titoli di apertura del quotidiano Messaggero nelle pagine dedicate all'Abruzzo. Muore travolta da un tir. Tragedia a Brecciarola, la vittima è una ragazza di 24 anni di Moscufo, andava al lavoro. Violento lo scontro frontale avvenuto all'alba tra l'auto della giovane e il pesante mezzo. Il ministro Alfano, la prefettura di Chieti è salva. E poi crolla il solaio, operaio perde la vita. Pianella, il 54enne di Loreto, era all'opera su un capannone agricolo in Contrada Nora. In Inghilterra la giovane madre di Martin Sicuro, Samira, ammette: ho ucciso le mie figlie. Poi a Teramo ancora allarme per l'HIV. Di spalla il PD si spacca sul progetto di Toto per la A25. E poi di taglio alto il sottosegretario Chiavaroli, la corte d'appello resta all'Aquila. Calcio la Serie B, Pescara big match a Cagliari, Lanciano missione La Spezia. Vediamo anche i titoli di apertura del quotidiano La Città. Samira si dichiara non colpevole, udienza a filtro per la mamma di Martin Sicuro arrestata in Inghilterra per il duplice omicidio delle figlie. Centropagine Capre e Caproni, Teramo già contestato il museo della fantasia al castello. E poi di spalla Roseto al voto, Pavone sicuro di sé, siamo uniti, vinceremo ancora noi. Ad Atri il blitz della polizia nelle officine senza permessi. Candidato condannato per maltrattamenti, a Teramo 1 anno e 3 mesi per vessazioni alla convivente. Di taglio basso Teramo, comune diffidato per un errore nella gara del cineteatro. E di taglio alto Giulianova, il titolare del Dinos, scivola dal tetto dello chalet, è grave. Questi dunque i titoli di apertura. Prima di sfogliare le pagine dei nostri quotidiani, come sempre il Consiglio delle Stelle, vediamo. Ariete, la luna è un ottimo propellente per tutte le vostre iniziative. Fioriranno rose nei vostri metaforici giardini. Nell'amore troverete la libertà, la realizzazione di ogni vostra aspirazione. A tutto ciò si aggiungerà una sensualità accesa e raffinata. Toro, giornata un po' agitata, vi sentirete particolarmente pessimisti, anzi decisamente catastrofici. Urge una riflessione sugli atteggiamenti verso i familiari, spesso ruvidi e sgradevoli, per modificarli. Fate massaggi o stretching.
tranquilli, non cadete nel vittimismo, avete soltanto bisogno di staccare dal solito tran tran. Nervosismo e pensieri fissi potrebbero essere la conseguenza di una vita troppo ripetitiva. Opportunità bellissime per i single e più giovani. Cancro. Questo giorno dimostrerà di volervi bene e vi consentirà di tirare il fiato se ultimamente vi siete sentiti sotto pressione. L'amore sarà uno scambio continuo di sensazioni ed esperienze, sarà gioco e allegria da condividere. Leone, la giornata sarà frizzante e movimentata, anche se con qualche incertezza e con l'umore ballerino. Momento favorevole per il denaro, farete un buon investimento che vi permetterà di far fruttare al massimo i sudati risparmi. Vergine, concedetevi di essere più sereni, avete affrontato gli ultimi avvenimenti con un piglio invidiabile, dunque dovreste avere più sicurezza in voi stessi. Non concentrate troppa attenzione nelle situazioni che vi provocano ansia. Bilancia, giorno favorevole in cui potrete mettere a profitto tutta la vostra capacità di comunicare e di convincere. Avrete riflessioni pronti, abilità dialettica, saprete suscitare simpatia ovunque e con chiunque. Bene l'amore. Scorpione, oggi meglio lasciarvi perdere, avrete da ridire su tutto e tutti. Se volete risollevare l'umore, occupatevi dell'imminente viaggio, finora tanto sognato. Il vostro charme risulterà potenziato. Sagittario, protetti dagli astri, siete nella condizione ideale per osare, è il momento per affrontare quel progetto un po' folle che vi stuzzica da tempo. L'intesa di coppia è garantita, viaggerete d'amore e d'accordo. Capricorno, la luna favorirà la realizzazione di importanti progetti in sospeso. Cogliete l'occasione giusta, dunque, per fare delle scelte più adatte e coerenti con la vostra vita. In amore avrete la certezza di essere compresi. Acquario, oggi potrebbe instaurarsi con la persona amata una sorta di conflitto di autorità che non fa bene alla vita di coppia. I giochi di potere, consapevoli o no, sono sempre pesanti sia da subire che da imporre. Pesci, la luna vi rende pigri e quindi desidererete dedicarvi unicamente al partner e ai vostri interessi preferiti. Riuscirete a liberarvi di un impegno noioso. Vietato trascurare fisico e aspetto. Iniziamo a sfogliare le pagine dei quotidiani, iniziamo dal centro. Europa, Brexit, Gran Bretagna, Unione Europea, c'è il compromesso, scontro al vertice europeo per evitare l'uscita dei britannici. Tweet della Lituania, accordo fatto, ma Tusk ridimensiona. E poi l'incertezza pesa sui mercati, borse in rosso e il greggio in calo. Ancora sull'Europa il vertice, Unione Europea, le tensioni per la stretta di Vienna, rifugiati. In Austria è in vigore il tetto giornaliero, Berlino dice no ad azioni unilaterali e poi c'è lo scontro tra Renzi e il blocco dell'Est. C'è la denuncia, 10.000 i bambini uccisi in Siria e ogni giorno due piccoli muoiono in mare. Di spalla ad Agrigento lo sbarco a Torre Salsa, due migranti morti recuperati in mare. Di taglio basso colpita la mente delle stragi in Tunisia, raid in Libia, bombe USA, 41 jihadisti eliminati e Iraq giustiziato perché ascoltava musica occidentale. Politica, gli scenari, il caos, unioni civili, la Boschi ammette il PD non ha i numeri. Renzi chiede unità ai democratici sul testo della Cirinna. Senato Grasso valuta l'ipotesi di tagliare tutti i canguri. Lo sciopero fiscale, parte l'appello di Gay Center. L'associazione scende in campo e lancia un appello per sostenere Tommaso Cerno, giornalista, scrittore, direttore del Messaggero Veneto. Gay ha dichiarato che ha lanciato una sfida se non passa la legge sulle unioni civili, che raccogliamo lo sciopero fiscale. Da oggi non pago più le tasse, ha scritto su Twitter, siamo d'accordo e lo sosteniamo. Questo è stato l'appello. E poi Castellammonte, il giallo, Gloria strangolata, complice confessa, incastra
all'ex allievo. Il cadavere è rinvenuto in una vasca di campagna nel Torinese, fermo per la madre del 22enne, alla vittima carpiti i risparmi. E poi c'è la storia, la promessa di una vita in Francia. Il giovane le parlava di amore, di una casa in Costa Azzurra e di società inventate. Si torna a parlare del caso del piccolo Loris, la mamma conferma, l'ha ucciso mio suocero. 9 ore di interrogatorio nel carcere di Catania per Veronica Panarello. Il nonno del piccolo è stato indagato, ma non ci sono riscontri alle accuse. Poi a Vercelli, anziani picchiati e maltrattati, 18 arresti. Andiamo avanti, Cucinelli parla, il Made in Italy è un patrimonio immenso. Intervista al signore del Kashmir, il mondo da noi si aspetta cose speciali nella meccanica, nell'abbigliamento, nell'alimentare, nel settore turistico. Stiamo tornando a dare il giusto valore morale ai veri lavori. Un giovane non si vergogna più a dire che fa un mestiere, magari che pota anche gli ulivi. Andiamo avanti, nell'Italia delle culle vuote si diventa genitori a 32 anni, l'Istat conferma il calo delle nascite, mai così elevato il tasso di mortalità, la Lorenzina ha dichiarato è il principale problema economico del paese, sostegno alle donne. Nella fotografia dell'Italia si legge chiaramente che le morti raggiungono la cifra di 653.000 mentre le nascite sono al di sotto, infatti sono 488.000 ed è un minimo storico dall'Unità d'Italia, perché si registra un meno 15.000 dal 2014. Apriamo la pagina dell'Abruzzo all'inseguimento del lavoro. Garanzia giovani, sì, ma che fatica. Critiche, ma anche tante valutazioni positive allo strumento occupazionale. Ci ha aperto un mondo e presto arriveranno anche i nuovi tirocini. A parlare c'è anche Gianni Taucci che dice i problemi ci sono perché è un nuovo strumento e quindi bisogna abituarsi a questo sistema. In ogni caso è questa la strada giusta. E poi le dichiarazioni di giovani che hanno aderito. Due pagine dedicate agli alberi secolari, rari giganti, questo è il tesoro verde d'Abruzzo, completato il censimento e queste pubblicate sono le 10 piante più significative con annessa anche la loro localizzazione. E poi bus caccia i rami secchi, mai più corse a vuoto, primo incontro regione comuni. Saranno salvate le linee delle aree interne dei pendolari. L'obiettivo è quello di tagliare i chilometri e le sovrapposizioni con il treno. Signori, si scende, questa la pacchia è finita, suona più o meno così il messaggio che ha voluto lanciare il consigliere regionale delegato ai trasporti Camillo D'Alessandro ai rappresentanti comunali convocati a Pescara per affrontare la questione dei tagli sulle linee bus pubbliche e private, un incontro a cui ne seguiranno altri con i singoli comuni interessati e che alla fine di marzo dovrebbe portare a una nuova mappa delle linee bus sostenibili senza quindi i rami secchi. Le associazioni dell'autotrasporto, i pedaggi di A24 e A25 bloccati per 5 anni. Bloccare l'adeguamento dei pedaggi sulle autostrade A24 e A25 al fine di riequilibrare il rapporto ricavi-spese. La proposta delle associazioni di categoria del trasporto abruzzese che dopo aver lanciato la protesta Salta il Casello contro il caro pedaggi chiedono al governatore Luciano D'Alfonso un incontro che coinvolga anche Strada dei Parchi per affrontare il problema. Apriamo la pagina su Pescara, c'è stato uno schianto a Brecciarola, una giovane barista muore contro un tir, Fabiana Poli di 24 anni di Moscufo perde la vita nello scontro frontale all'alba, si stava recando al lavoro in un autogrill. L'incidente è avvenuto all'altezza di una semicurva a poche centinaia di metri dal luogo di lavoro e la ragazza ha perduto il controllo della sua Opel Corsa in base alla corsia opposta, finendo purtroppo contro il mezzo pesante ed aspirata sul colpo. E allora vediamo nel dettaglio quella che è stata la ricostruzione dell'incidente. Un tragico incidente stradale questa mattina intorno alle 6 all'ingresso dell'asse attrezzato in località Brecciarola di Chieti, dove è morta una ragazza di 25 anni di Moscufo. La giovane di Moscufo in provincia di Pescara si chiama Fabiana Poli ed era alla guida della sua auto, una Opel Corsa, quando per cause in corso di accertamento avrebbe invaso la corsia opposta finendo in un impatto frontale contro il tir condotto da un 46enne di Frosinone, rimasto fortunatamente illeso. La ragazza che faceva la barista si stava recando al lavoro e viaggiava in direzione Chieti.
sono stati vani i soccorsi del 118 perché la 24enne è morta sul colpo. Sul posto è intervenuta la polizia stradale di Chieti, oltre ai vigili del fuoco. Il PM della Procura Teatina, Lucia Campo, ha disposto un esame esterno della salma che è stato condotto all'obitorio dell'ospedale Santissima Annunziata di Colle dell'Aro. Poi c'è anche il ricordo degli amici e dei parenti, era sempre sorridente e sognava una famiglia. L'amica del cuore Cinzia ricorda catechista Fabiana, il suo amore per i bimbi e per il fidanzato Mauro, era la spalla a cui appoggiarsi in ogni momento. E domani i funerali avverranno a Moscufo, ci sarà anche il lutto cittadino. Continuiamo a sfogliare le pagine del centro. È scomparso Corrado, il parrucchiere dei VIP, allievo di Pino Cardone, era richiesto soprattutto per il suo talento nel taglio. Dopo via Regina Elena aveva aperto in via Ravenna. Oggi a Civitacquana si svolgeranno i funerali. Di spalla il soccorso ai migranti, la guardia costiera di Pescara nell'Egeo con 3 equipaggi. E poi il delitto bottega del 1990, ha ucciso la moglie, la fa franca ancora. Morrone salvato dalla prescrizione del reato, anche in corte d'appello la procura aveva chiesto 30 anni di reclusione. E poi nella chiesa di San Luigi, Polacchi uccisi in via Tibullo, domani messa e raccolta fondi. Circolo privato chiuso per la droga. Il provvedimento del questore dopo un controllo notturno nel locale tipografia di via Raiale. Stop all'attività per 2 mesi. E durante il blitz sono state riscontrate diverse irregolarità a detta della questura, cioè la presenza di persone che non sono state in grado di esibire tessere di iscrizione al circolo e il ritrovamento con successivo sequestro di diverse dosi di droga abbandonate a terra. E poi gli Urban Strangers stregano i fan abruzzesi, folla di giovanissimi all'Ipercop di San Giovanni Teatino per autografi e dediche. Il duo Iodice Raia si esibisce in un mini live e firma le copie del CD Runaway. Apriamo la pagina di Montesilvano. 10 anni fa gli arresti, la sentenza della Cassazione, si parla del processo Il Ciclone, per adesso Cantagallo non deve ridare soldi al comune. Processo penale chiuso, condannati l'imprenditore Di Pietro, il tecnico Cirone e l'ex assessore Di Febo. Tra un anno la Corte d'Appello deciderà l'entità della somma dovuta dall'ex sindaco e altri 5 imputati. Di spalla la reazione, aliena attacca, vogliamo i soldi che ci spettano. Di taglio basso donati reperti archeologici al comune. Si tratta di armi e oggetti risalenti al XVIII secolo. Sono stati scoperti dall'associazione Nuovo Saline. Maestra cattiva, nella scuola di Blasio arrivano gli ispettori, sempre a Montesilvano. 45 mamme chiedono di trasferire la docente e sono decise a non mandare più in classe i loro figli. Gli ispettori dell'ufficio scolastico regionale nei prossimi giorni faranno visita alla scuola elementare Donnina Fanni di Blasio per condurre un'indagine interna a seguito della denuncia delle mamme di 45 bambini delle prime classi, sezioni E ed F, che chiedono la rimozione dall'incarico di una maestra che a loro dire userebbe metodi educativi terrorizzanti nei confronti dei piccoli di 6 anni. A Moscufo, teatro, musica e inglese via ai corsi per 200 studenti. E poi l'ACA, lavori entro marzo, lo stop al mare inquinato. Francavilla, l'azienda acquedottistica, ha assicurato che completerà in tempo gli interventi di manutenzione sui depuratori di Fosso Pretaro e Fosso San Lorenzo. L'annuncio è che entro marzo i lavori sui depuratori di Fosso San Lorenzo e Fosso Pretaro saranno completati. Parola di ACA stessa che un paio di giorni fa ha incontrato il sindaco Luciani, l'assessore all'ambiente Gianluca Bellomo e il presidente della regione D'Alfonso proprio in Viale Bovio. Un cronoprogramma già noto al comune che l'azienda ha assicurato che rispetterà. Non dovrebbero quindi spuntare sorprese, dunque in merito alla qualità delle acque è possibili divieti di balneazione perché i lavori di manutenzione di cui necessita necessitano i depuratori saranno completati abbondantemente prima dell'avvio della stagione estiva. E parlando sempre di depurazione e anche di inquinamento, si torna a parlare anche del caso del comune di Tocco da Casauria. Ieri nel corso di una nostra trasmissione ci siamo collegati proprio con l'ACA, con l'ingegner Livello, proprio per parlare di quella che è stata la soluzione per il comune, che è stato additato questa settimana come il più grande produttore di inquinamento anche per pescare. Queste sono state le sue dichiarazioni. Il primo conferimento di incarico nel 2010, c'era una determina nel 2010 addirittura, a un professionista. Abbiamo fatto i progetti, li abbiamo mandati alla regione,
Questo progetto che comprendeva il potenziamento di Tocco Casauria e fognature varie è stato addirittura autorizzato dalla Regione l'istitudine di potenziamento accordato preventivo che sono state un terremoto all'interno dell'ACA da un punto di vista finanziario, hanno bloccato un po' tutto, si è bloccato un po' tutto il sistema. Chiaramente poi siamo arrivati all'erogazione dei fondi FAS nel 2013 che ci hanno ridato una boccata di respiro, abbiamo potuto riprendere tutto quello che avevamo e l'abbiamo messo in esecuzione. Questa è la spiegazione tecnica del blocco delle procedure. Se no noi eravamo partiti sul sollecito sicuramente del sindaco che ha messo in evidenza le problematiche e ha sollecitato da un punto di vista sanitario di intervenire. Noi le abbiamo colte, poi c'è stato il concordato. Io dico che se non ci fosse stato il concordato, se non ci fossero stati i problemi finanziari, oggi era già tutto realizzato, secondo me. Per quanto riguarda Tocco da Casauria, secondo voi c'è da attendere per sapere l'avvio dei lavori o già avete un'idea? No. L'avvio dei lavori dobbiamo fare già abbiamo detto alla ditta di predisporre il progetto esecutivo, che questi sono appalti integrati. Chi si è aggiudicato il lavoro ha fatto l'offerta sul progetto definitivo. Adesso deve fare il progetto esecutivo che viene validato e a seguito di quello poi si fa la consegna lavori. Quindi c'è è proprio la tipologia di appalto che prevede queste procedure. Quindi, la durata dei lavori secondo voi quale sarà? La? Scusi? Durata complessiva. La durata complessiva, adesso non c'è il cronoprogramma, ma perlomeno sono due tipologie di interventi. Quella delle fogne può durare 5-6 mesi, da 4 a 6 mesi. Quella del depuratore più o meno 7-8 mesi, un anno, diciamo un anno. Ora invece ci occupiamo di meteo, di Abruzzo Meteo, e lo facciamo con l'esperto Giovanni De Palma. Buongiorno Giovanni. Buongiorno Francesca, buongiorno a te e a tutti i telespettatori. Questo è l'avvio del weekend, questa mattina dalle nostre parti si registravano 8 gradi alle prime luci dell'alba, quali sono le previsioni per il fine settimana? Allora Francesca, nelle prossime ore è prevista ancora della nuvolosità perché sta transitando quel che resta di una debole perturbazione che tuttavia darà luogo a degli annuvolamenti sulle zone montuose, sul versante orientale con occasionali precipitazioni, ma già dal pomeriggio assisteremo a un graduale miglioramento delle condizioni atmosferiche a partire dal settore occidentale, in estensione verso le restanti zone nel corso della serata e soprattutto nel corso della giornata di domenica, quando è prevista la rimonta di un promontorio di alta pressione di matrice nordafricana che tra domenica e lunedì garantirà condizioni di tempo stabile, prevalentemente soleggiato con qualche annuvolamento, ma con temperature in sensibile aumento rispetto ai giorni scorsi. Quindi una situazione questa anomala, direi, anche se durerà 48 ore, quindi due giorni, domenica e lunedì assisteremo quindi a un sensibile aumento delle temperature, soprattutto alle quote superiori, e qualche annuvolamento sarà possibile, ma di scarsa consistenza. Nella giornata di lunedì, inoltre, saranno possibili dei banchi di nebbia lungo la fascia costiera, perché inizierà a cambiare la situazione, inizieranno ad arrivare nuove perturbazioni atlantiche che comunque non dovrebbero risultare di forte intensità, la prima delle quali è prevista nella giornata di martedì, e successivamente una nuova perturbazione sembra probabile nella giornata di giovedì, ma si tratta questa, Francesca, di una tendenza da confermare, da analizzare nel corso dei prossimi giorni. Giovanni, prima di salutarci, come sempre ricordiamo tutti gli indirizzi per seguire le previsioni di Abruzzo Meteo. Iniziamo dal sito www.abruzzometeo.org. Ringraziamo Gianni Dareo in regia. Questo è il sito, la pagina ufficiale di Abruzzo Meteo. Come vedete ci sono i bollettini aggiornati nel corso delle ore. E segnaliamo anche sempre sulla destra le 4 telecamere sulle 4 province abruzzesi che monitorano costantemente il territorio. Suggeriamo anche due profili Facebook, uno si chiama proprio Abruzzo Meteo, eccolo qui, e troverete tutto quello che è presente anche sulla pagina del sito, tutti i bollettini aggiornati nel corso delle ore con la spiegazione di quelle che sono le previsioni di Giovanni De Palma. Suggeriamo anche il suo profilo personale perché qui troverete qualche curiosità in più. Intanto la foto scattata alle prime luci dell'alba, come potete vedere Giovanni De Palma registra anche i gradi e ricordiamo viene scattata da Monte Silvano. Oltre a questo...
Ci sono tutti gli strumenti utilizzati per la rilevazione meteo con la spiegazione per gli appassionati. E poi importante la segnalazione degli utenti. Spesso compariranno video e anche foto postate da utenti per segnalare qualche situazione a Giovanni De Palma e al contempo mettere anche a conoscenza tutti gli utenti connessi alla sua pagina. Noi la suggeriamo sempre per viaggiare informati e in piena sicurezza. Giovanni, come sempre io ti ringrazio per il tuo intervento, ti auguro un buon weekend e l'appuntamento torna lunedì mattina. Grazie Francesca, un buon fine settimana anche a te e a tutti i telespettatori di TV6. Grazie a Giovanni De Palma di Abruzzo Meteo. Ci fermiamo per una piccola pausa e poi la seconda parte della nostra rassegna stampa, tra poco. Seconda parte della nostra rassegna stampa, ancora cronaca, ora andiamo a Pianella, crolla il solaio, muore sul colpo a 53 anni. Mario Di Camillo di Loreto stava eseguendo dei lavori in una rimessa agricola, lo ha trovato il suocero e sono stati inutili i soccorsi. In un primo momento si è pensato che qualcuno fosse precipitato, indagano i carabinieri. E poi c'è la folla in lacrime per l'addio a Mirko, anche i colleghi dell'Imtei funerali del 38enne morto in un incidente stradale. Il ritorno dei figli portati via dalla nonna. Abbiamo ritrovato papà dopo 45 anni, non lo lasciamo più. Festa Civitella Casanova, Paolo e Monica raccontano la gioia di ritrovare il padre che credevano morto. Di taglio basso 1 milione per salvare gli impianti sportivi, appena il comune va a caccia dei fondi del CONI per fare una pista di atletica e aggiustare lo stadio. Apriamo la pagina di Chieti, a Lanciano il percorso nascita, 7 milioni per rifare i reparti maternità. La regione sblocca i fondi per i progetti di messa in sicurezza negli ospedali di Lanciano e Vasto. Paolucci ha dichiarato a Renzetti cantieri aperti anche in chirurgia. Trasporto dei malati oncologici. De Petra dichiara l'ASL paghi quanto dovuto alle cooperative. E di taglio basso i pugni nella mensa del centro profughi. Schiavi d'Abruzzo, scoppia la rissa durante la fila per la mensa. Sono stati denunciati 9 ospiti della struttura. Sulla pagina di L'Aquila, Bazzano, ladri beffati, sfondano la vetrina, il colpo va vuoto. I malviventi hanno usato una panda come ariete per entrare a Bricoio. Poi sono scappati ma senza il malloppo. I banditi, sorpresi dai vigilanti, hanno devastato i locali causando danni per 30.000 euro. E poi a Preturo le ricerche senza esito su finti poliziotti. Di taglio basso cade con gli sci, grave un 12enne, ovindo l'incidente sulle piste di Monte Magnola, l'unna del napoletano, finisce in prognosi riservata. Sulla pagina di Teramo, Samira al giudice, non sono colpevole. Udienza in Inghilterra per la ragazza che ha ucciso le figlie. In una memoria però aveva ammesso il duplice omicidio. Ad Ancarano, donna investita, si cerca ancora il pirata. E poi il blitz, la polizia stradale mette i sigilli a 2 officine e un'autodemolizione. A Roseto questa sera la cena di solidarietà, una speranza per Alessandro. L'obiettivo dell'iniziativa di solidarietà per un bimbo di 8 mesi affetto dalla malattia di Krab, una rarissima patologia neurodegenerativa dalle cure costosissime. L'associazione Pattinaggio Roseto, in collaborazione con la locale sezione della Croce Rossa, ha organizzato una cena di beneficenza al ristorante al Focolare di Bacco. La sentenza a violenze sulla convivente, condannato a 15 mesi. Ora invece ci spostiamo sulle pagine del Messaggero. Forza Italia, via gli assessori pescaresi. Sospiri attacca sul piano sanitario. Restino aperti gli ospedali di Penne e Popoli. Si dimettano Di Matteo, Scloco e Mazzocca. Paolucci ha dichiarato solo tanta confusione. Nuove strumentalizzazioni, nessun reparto chiuderà. La questione riguarda solo i primari. Provincia penalizzata perché le Marche disattendono il decreto Lorenzin e l'Abruzzo no. E poi a centropagina il ministro Alfano a Chieti, prefettura salva, centrato un obiettivo importante. Queste le immagini della visita di ieri pomeriggio del ministro Angelino Alfano. A Pescara si parla di Tari più leggera per case e imprese. Il risparmio è legato all'incremento di metri quadri scoperto dall'amministrazione con la lotta all'evasione. Il pagamento sarà in 2 rate, si ipotizza ad aprile e agosto, ma la procedura va prima ratificata in consiglio comunale. L'assessore Tributi ad Alchisulpizio ha rivisto la tassa agevolazioni in vista, ma i furbetti pagheranno di più.
E poi anche qui sulla cronaca, droga nel locale, chiude tipografia. Il provvedimento del questore vale per 2 mesi. Controlli interforze all'interno, ospiti non iscritti come soci. L'omicidio bottega, soluzione bis per il marito killer. Giulio Morroni ha confessato 23 anni dopo il delitto del 1990. E anche in appello i giudici gli hanno applicato la prescrizione. Eliminate in sentenza le attenuanti generiche, ma negati i futili motivi, l'ultima parola spetta alla Cassazione. Spacciatore arrestato, lui segnalato, porta la figlioletta a comprare la droga. Di taglio basso crolla il solaio, muore un operaio, la tragedia, incidente a Pianella nel capannone di un deposito. La vittima è Mario Di Camillo, 53 anni, di Loreto a Prutino. La Guardia Costiera fa ponte Pescara-Grecia, gli angeli del soccorso, la Guardia Costiera di Pescara è impegnata in Grecia per aiutare i migranti del mare Egeo. Dalla fine di gennaio un equipaggio di mare, 2 di volo, insieme alla motovedetta CP322 di Lipari sono stati dislocati rispettivamente presso le isole di Kos e Lesbo per rendere parte alle attività di ricerca e soccorso in mare connessa al flusso migratorio che dalle coste turche si dirige verso le isole dell'Egeo orientale. All'Aquila, sulla visita della Chiavaroli esplode il tutto contro tutti. Benedetti Piccato, che dichiara totalmente ignorato il consiglio dall'esponente di governo, e Piccinini furente dice: io che pure rappresento il nuovo centrodestra l'ho saputo dai giornali. Il sottosegretario del nuovo centrodestra sul ruolo di De Matteis ha dichiarato: non è il tempo delle polemiche ma quello di chi ha voglia di fare. E allora sulla visita del sottosegretario Chiavaroli ci sono state delle polemiche. In realtà all'incontro si è parlato di quella che è la situazione dell'Aquila, anche della ricostruzione. Ascoltiamo. L'attenzione per l'Aquila resta alta e la ricostruzione è una delle priorità nazionali. Lo assicura il sottosegretario alla giustizia Federica Chiavaroli, il nuovo centrodestra, che ha oggi incontrato a Palazzo Fibbioni, accompagnata dal consigliere comunale di opposizione Giorgio De Matteis, il sindaco Massimo Cialente, il vice sindaco Nicola Trifuoggi e il consigliere regionale Pierpaolo Pietrucci. Oggi sono qua per ascoltare i problemi della città, per mettermi a disposizione, come d'altronde ho sempre fatto anche quando facevo soltanto il senatore. Io sono stata relatrice dei provvedimenti più importanti che hanno riguardato l'Aquila, cioè il decreto enti locali e la legge di stabilità, e posso assicurare che sull'Aquila c'è un'attenzione continua e costante del governo, grazie anche al grande lavoro che io riconosco ai rappresentanti sia del territorio aquilano che della regione Abruzzo, che di tutte le parti politiche hanno preferito mettere l'Aquila al centro e non i propri partiti. E quindi io credo che, come si è fatto in passato, anche per il futuro tutte le necessità dell'Aquila saranno accolte. Io credo che in questo completamento della squadra di governo abbiano contato altri tipi di equilibri. D'altronde io al governo rappresento una forza politica diversa dal Partito Democratico, e quindi queste sono le ragioni per le quali al governo in questo momento ci sono io. Ad Avezzano il record della differenziata è al 70%. L'assessore Verdecchia dichiara: in Abruzzo siamo secondi soltanto a Prato La Peligna, staccando anche i capoluoghi. Grazie a un finanziamento regionale arrivano 2 isole ecologiche mobili, il ruolo della cooperativa Ambeco. E intanto anche l'ACEM acquisisce i rifiuti della Segen. E poi a Sulmona il municipio sotto assedio per le bollette non pagate. La Telecom ha già minacciato di tagliare le linee telefoniche comunali. Sulla pagina di Chieti ancora si parla dello schianto: mentre va al lavoro muore una giovane 24enne. Brecciarola, tragedia all'uscita dell'asse Fabiana Poli è finita contro un tir. Il racconto dell'autista rimasto illeso. L'Opel ha invaso la corsia opposta. Lo strazio dei familiari sul luogo dell'incidente. La giovane infatti è deceduta sul colpo. Gli abbonati salvano l'estate musicale a Lanciano, è questo lo slogan lanciato da Omar Crocetti, presidente dell'istituzione, in risposta ai tagli dei fondi della regione. È arrivato il momento di tradurre quegli 11.000 messaggi di supporto ricevuti nei mesi scorsi in qualcosa di concreto. E infatti in tantissimi hanno risposto all'appello: con 50 euro si diventa anche socio.
A Teramo c'è l'allarme virus HIV, i casi sono in aumento, sieropositivi nel 2015 sono 180, sotto accusa sono i comportamenti a rischio. I letti nel reparto sono 12, più 2 di day hospital da marzo, i DAS attivi senza uso di interferone. Vigili urbani, l'organico sarà potenziato, pianta organica, la spesa complessiva ridotta di 600.000. L'assessore Mirella Marchese, anche il commercio sarà rimodulato, non possiamo fare nuove assunzioni. La sentenza maltrattamenti in famiglia condannata un anno sulle cronache, poi di taglio basso gli impianti sportivi senza defibrillatori, il caso. Guido Campana, dobbiamo chiedere aiuto in regione subito, questa la denuncia lanciata. E poi sulla polemica no alla zoostalla nel Castello della Monica. Fabio Panichi, leader comitato, dice si rischia una stalla di lusso, questo sul progetto del Museo della Fantasia. Si va a Giulianova, stazione, si parte con i nuovi ascensori, sarà così possibile raggiungere il secondo e terzo binario dello scalo senza far uso delle scalinate, un sollievo per i passeggeri con bagaglio a mano e per le persone diversamente abili bloccate dalle barriere. In prospettiva nuove panchine, illuminazioni a LED e anche i parcheggi. E poi Giulianova, un balneatore precipita da un terrazzo, è grave sulle cronache. Giulianova ancora impiegata licenziata dal comune, il ricorso. In primo grado l'istanza era stata respinta dal tribunale, è stato chiesto un risarcimento di 31.000 euro. Samira Martinsicuro, l'omicidio, ho ucciso le mie figlie, la donna di 24 anni ha parlato dal carcere di Bradford, il processo si svolgerà il 9 maggio. E poi un po' di Giacobazzi che risate al massimo. Si parla di cabaret, l'agenzia Alena prepara l'arrivo di Alice Battista e anche Bosso. Notre Dame de Paris ad agosto invece a Chieti. Apriamo la pagina dello sport. Si parla di Pescara, il big match, l'attesa per il Cagliari. Difesa da inventare per i biancoazzurri oggi a Cagliari. Mister Oddo dice trasformare le difficoltà in opportunità. Serve una grossa prova di maturità contro la capolista e Cocco parte dalla panchina. Emergenza anche in porta. Fiorillo e Aresti, vittime di influenza, solo oggi si decide, non cambiamo nulla e ce la giochiamo così come va. Così in campo la prima volta per il baby Orlando. E poi la Virtus cavalca l'entusiasmo, il tecnico Maraiulo ha dichiarato possiamo fare il risultato ovunque, per cui anche nella trasferta di La Spezia. Conto di spuntarla, il Lanciano è reduce della doppia vittoria consecutiva e sappiamo che la strada verso la salvezza è complicata. Confermato il modulo 4-3-3, il grande ex Picco. Oggi avversario recuperato di Matteo a sinistra. L'Aquila Savona senza paura con una formazione tutta offensiva. Si affrontano in Liguria le due società con il maggior numero di penalizzazioni. E poi sempre la Lega Pro, il Teramo vuole continuare a salire ma la lupa è avversario insidioso. Domani a Roma la squadra di Vivarini cercherà punti per rientrare in zona promozione. Ci spostiamo sulle pagine del quotidiano La Città. E anche qui si apre dalla cronaca, l'Abruzzo muore a 24 anni sull'asse attrezzato, la barista Fabiana Poli avrebbe invertito il senso di marcia finendo contro un tiro, un'invasione di corsia, la dinamica dell'accaduto rivelerebbe un salto di corsia dell'auto della giovane ragazza. La polizia stradale di Chieti scopre un corso fasullo per camionisti invece sulle cronache di Ortona. E poi di taglio basso autostrade contro il caro pedaggi, il blocco degli aumenti per 5 anni. Le associazioni di categoria del trasporto abruzzese hanno inviato una nota al governatore Luciano D'Alfonso. Ancora il duplice infanticidio, Samira si è dichiarata non colpevole. Prima udienza, filtro per la 22enne madre di Martinsicuro accusata di aver ucciso le sue bimbe di 3 e 1 anno, Evelyn e Jasmine. Resta in carcere, la ragazza resterà in custodia cautelare nel penitenziario di Nowell, ma potrebbe essere trasferita in ospedale. Non colpevole l'accusata, ha così evitato il processo abbreviato, la difesa potrà chiedere una perizia psichiatrica. E poi c'è stata la missione, la madre aveva già ammesso l'omicidio e lo ha confermato nel memoriale consegnato al giudice. Di spalla la visita a Mariani a Castrogno prende l'impegno per completare il penitenziario. Di taglio basso, candidato al comune condannato per maltrattamenti. 1 anno e 3 mesi di pena al 42enne che per 3 anni ha vessato la convivente.
Il comune è diffidato per la gara del cineteatro. La gestione del comunale finisce a carte bollate. Per la società arrivata seconda è stato commesso un errore con la ditta di Velletri. Il pasticcio Lati di Pietracamela ha chiesto l'accesso agli atti e ora contesta l'aggiudicazione provvisoria alla Solti. E poi per gli impianti sportivi Campana polemizza sui defibrillatori obbligatori. Ancora personale comunale entro primavera, pianta organica e nuovi agenti della Polizia Municipale. La politica Dodo è cambiato da quando non è più assessore. Quintiliani, capogruppo di Futuro In, replica al vetriolo al consigliere scontento. Rapporti sempre più tesi invece in maggioranza. La giudiziaria bancarotta Curti di Pietro, la sentenza arriverà il 17 marzo. E poi la polemica sulle capre al Castello della Monica. Castello aperto, critica il Museo della Fantasia, uno zoo. Il regista Marco Chiarini dichiara leoni da tastiera ignoranti. Questa è la polemica in atto. La provincia, la stradale, sequestra uno sfascio e due officine. I controlli a tappeto nel territorio di Atri portano alla scoperta di tre attività non in regola e non iscritte alla CIA. L'autodemolizione nell'area sequestrata, sono stati trovati 20 veicoli in attesa di essere smontati, oltre a ricambi di motore e pezzi di carrozzeria già messi da parte per essere rivenduti. Il CIRSO Borgatti prepara un altro esposto sull'inquinamento a Grasciano. Pronti i documenti per chiedere quale sia l'entità dei danni ambientali causati negli ultimi anni dai gestori della discarica. E poi di taglio basso l'evento. Castellalto ospita il prossimo raduno sezionale degli alpini abruzzesi. I prossimi 3-4 settembre il borgo Teramano sarà invaso da oltre 10.000 penne nere provenienti da tutta la regione. E caccia al pirata di Sant'Egidio. I carabinieri visionano le immagini delle telecamere per trovare l'investitore. La vittima investita è la donna di 63 anni ricoverata in gravi condizioni nel reparto di neurochirurgia. A Tortoreto consegnati gli attestati dei corsi di protezione civile, festa dei soci durante l'assemblea degli iscritti che si è tenuta nella sede ARIT. E ad Alba Adriatica l'amministrazione rafforza i legami con le guardie ambientali. Ancora cronaca, balneatore scivola dal tetto dello chalet, ora è grave. Giovanni Tafà è precipitato mentre controllava lo stabilimento di famiglia, ricoverato in rianimazione per traumi. Ancora a Giulianova l'opposizione attacca Mastro Mauro, il Castorani diventa un caso politico. E poi il fatto, la vertenza Agorà, ieri il tavolo a Teramo con il prefetto Crudo. Si parla di elezioni a Roseto, siamo uniti e per questo vinceremo ancora. Un Ennio Pavone, molto sicuro di sé, accoglie la sfida in vista delle elezioni amministrative di Roseto. E poi fa un bilancio. Chi dice che abbiamo fatto poco lo fa solo per demagogia. Questa giunta ha lavorato sodo e porterà a termine i suoi progetti, risolvendo i problemi ancora sul tappeto. Il ballottaggio, dichiarazioni che riportano temo più l'avvocato di Girolamo, ma anche se andremo al ballottaggio sono sicuro di vincere. E poi continuiamo, il CT, il comune si assuma la responsabilità. Ad Atri, dopo lo sfogo di Luigi De Laurenti, si interviene il gruppo Atri non si tocca. L'attacco, le utenze della struttura dovevano essere pagate dal gestore privato e non dal comune. Il caso, l'Arena Quattro Palme non deve essere strumentalizzata. Flaviano De Vincentis spiega il suo voto favorevole alla mozione sulla maggioranza. E anche qui apriamo la pagina dello sport. Petrella, Salta, Lupa e Maceratese. Lesione al bicipite femorale sinistro per l'attaccante esterno del Teramo. Mercoledì un'altra ecografia e davanti in tre in ballottaggio per una maglia. Tocca agli altri il probabile stop di Mirko Petrella contro la Lupa Roma in preallarme Moreo, Le Noci e Paolucci. E allora in attesa del match ci sono state le... Allora aspettiamo, andiamo sulle pagine del centro prima di passare alla Lega Pro, apriamo dalla Serie B. Serie B, oggi c'è l'incontro con il Cagliari. Oddo dichiara niente alibi, proviamo il colpaccio. Pescara in piena emergenza, il tecnico dice superiamo gli ostacoli. E allora il campagnaro non recupera al centro della difesa uno tra Mandragora e Orlando della primavera. I dubbi in porta tra gli influenzati Fiorillo e Aresti. A centrocampo rientra Verre e Cocco in panchina.
oggi il match a Cagliari e allora le dichiarazioni del tecnico Massimo Oddo prima del match, ascoltiamo. Sarà sicuramente una bella partita perché si affrontano la prima e la terza della classe, quindi è una partita molto sentita tra due grandi squadre secondo me, e però più importante, no, sicuramente importante, ma al pari di tutte le altre, insomma non la caricherei così tanto. Diciamo che è molto più importante per il Cagliari perché ovviamente se dovesse avere la meglio su di noi sicuramente chiuderebbe il discorso promozione. Quindi la pressione è tutta sul Cagliari? Ma pressione, insomma, mi piacerebbe stare nella posizione del Cagliari, quindi pressione relativa, cioè nel senso che il Cagliari sa benissimo che vincere questa partita vorrebbe dire tanto, vorrebbe dire staccare al 100% di 13 punti la terza, insomma per una squadra come il Cagliari sarebbe tanta roba. Campagnaro non parte, non partono Crescenzi, Campagnaro, Verde, Coda, Fornasier. Dispiace non avere tutti gli effettivi perché ovviamente un allenatore vorrebbe sempre averli, però io sono un positivo, io non mi faccio la testa. Nella mia vita quando ho avuto delle difficoltà ho sempre cercato di trovare dentro le difficoltà delle opportunità. E quindi la partita inizia 11 contro 11 e noi ci dobbiamo giocare le nostre carte, quelle che abbiamo, le nostre potenzialità contro una grande squadra. La nostra mentalità rimane quella, al di là di chi c'è e chi non c'è, cercheremo di fare la nostra partita, cercheremo di vincere la partita. Il vincente aggira gli ostacoli e il perdente si ferma davanti agli ostacoli, noi cercheremo di aggirarli. Ora la Virtus Lanciano in campo alle 15, la Spezia. La Virtus cerca conferme con l'uovo Corso Maraiulo, i rossoneri contro lo Spezia a caccia della terza vittoria consecutiva. Il tecnico orientato verso il modulo 4-2-3-1 che ha dato 6 punti in 2 gare, ma il suo schema preferito resta il 4-3-3. Vitale sull'esterno e play out tra Giandonato e Bacinovic, questo l'interrogativo. Apriamo la pagina della Lega Pro. Oggi alle 14 Piva carica l'Aquila e spareggio salvezza, non dobbiamo fallire. Il difensore con il Savona, punti pesanti in palio. Perrone conferma l'11 che ha fermato la SPAL. E poi a Teramo un cauto ottimismo per Petrella, i tempi di recupero brevi. Filtra un cauto ottimismo sulle condizioni di Mirko Petrella, l'infortunio non lasciava presagire nulla di buono e le previsioni più pessimistiche parlavano di un lungo stop. E allora ci ascoltiamo le dichiarazioni del tecnico Vivarini. Ho messo in preallarme, diciamo, sia Paolucci, sia Moreo, le noci, insomma, voglio dire... Il problema non è la formazione, il problema è sicuramente la mancanza di un giocatore che in questo momento qua stava facendo bene, stava facendo la differenza, stava spostando gli equilibri di una partita, quindi è chiaro che è una grave perdita, però io sono anche convinto che io credo sì alle caratteristiche individuali dei giocatori, però credo anche al collettivo, e in questo momento qui la forza di questa squadra può essere anche un collettivo e uno spirito di squadra che si è ritrovato e che sta lottando per ottenere il risultato. La Roma non è che sta lì a aspettare a noi per perdere, sicuramente farà una partita con grande attenzione per cercare di sorprenderci, è una squadra che gioca molto molto corta, molto stretta e dobbiamo essere bravi noi ad aprirli. Bisogna avere la forza di imporre il proprio gioco, di cercare di andare lì a Roma ad avere coraggio nel cercare di sfruttare le minime occasioni che ci capitano. Io sono convinto che sarà una partita molto equilibrata, però abbiamo la forza per poter farci valere. Al di là se ci ridanno o non ci ridanno i punti, noi dobbiamo
fare delle prestazioni di alto livello, perché loro l'anno scorso hanno consolidato un'immagine di loro, io uguale, Teramo stessa, diciamo alla ribalta nazionale, si è imposta come squadra importante, quindi di conseguenza questo trend lo dobbiamo mantenere. E al di là poi della classifica, che non dipende sicuramente da noi se ci hanno tolto dei punti, insomma. E allora con lo sport concludiamo la nostra rassegna stampa. Prima di salutarci ricordiamo che l'appuntamento con l'informazione del TG6 arriva nella prima edizione alle 14 e invece la rassegna stampa e Mattino 6 tornano lunedì puntuali alle 7. Buon fine settimana.